Mario, sai a che ora è la riunione oggi? Alle 14:30, subito dopo la pausa pranzo. Chi sarà presente? Ci saranno l'amministratore delegato e tutti i colleghi dell'ufficio marketing. Ho quasi finito di preparare la presentazione per il lancio del nuovo prodotto. Vado in pausa caffè, vuoi qualcosa? No, grazie. Ciao Giulia. Ciao Mario, scusami, vado di fretta. Devo intervistare dei candidati per l'apertura della nuova filiale. Ho ricevuto una marea di candidature. Bene, non sapevo di questa nuova apertura. Sì, stiamo cercando figure professionali nel settore della logistica. Ho un appuntamento tra 15 minuti con un candidato. Bene, a dopo. Servizio clienti, come posso aiutarla? Certo, per chiedere un rimborso deve visitare il nostro sito web e seguire la procedura per i rimborsi. Mi lasci pure il suo indirizzo email, le invierò tutte le informazioni. Che hai? Ti vedo preoccupata. Ho appena ricevuto la busta paga, ma non ci sono gli straordinari che ho fatto il mese scorso. Vai a parlare con l'ufficio paghe. Certo, dopo ci vado. Andiamo insieme alla mensa aziendale nella pausa pranzo? No, non posso, devo contattare dei fornitori per il rifornimento di materie prime e poi devo partecipare alla riunione. Va bene, a dopo. Ciao Dario. Ciao Gaia. Oggi la mensa è pienissima. Sì, sono arrivati i colleghi portoghesi. Portoghesi? Sì, la società che gestisce la nostra azienda ha acquisito una società portoghese concorrente. No, non lo sapevo. Sai se ci saranno dei licenziamenti? No, anzi, sono previste delle assunzioni. Meglio così, la situazione è proprio migliorata. E pensare che 2 anni fa abbiamo rischiato il fallimento. Dove va Luca con quella fretta? Alla riunione con l'amministratore delegato. Bene, adesso ci siamo tutti, benvenuti. Come sapete, a fine mese lanceremo un nuovo prodotto. Il mercato è molto competitivo, per questo abbiamo deciso di puntare sulla pubblicità online.
Molto bene. Cosa mi dici dei competitor? Ci sono molti competitor in questo settore, ma il nostro nuovo prodotto è molto innovativo e puntiamo a diventare leader in questa nicchia di mercato e chiudere il bilancio di quest'anno con un utile molto superiore rispetto a quello dello scorso anno. Com'è andata la riunione? Bene, ma sono sfinito. Avrei proprio bisogno di andare in ferie. Potresti prendere un permesso per domani, per entrare qualche ora più tardi? Non posso, ci sono troppi colleghi in malattia. Beh, per oggi ho finito. Dove avrò messo il cartellino? Ah, eccolo. Non devo dimenticare di timbrarlo. Ciao, a domani. A domani. E tu sei pronto a parlare in italiano con i tuoi colleghi di lavoro? Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime lezioni. Ciao!